Ciao, ti do il benvenuto sul mio canale YouTube e in questo video oggi vediamo un brano tratto dalla colonna sonora di Biancaneve e i sette nani. Anche se l'apparenza, la Pantera Rosa, i Simpson, questo Biancaneve all'apparenza può sembrare banale. Ma dei brani, diciamo, di un certo spessore musicale, no? Armonicamente, in special modo. E questo brano qui c'ha una melodia semplice. Ma armonicamente è un brano in tre quarti. Se sei nuovo ti invito a iscriverti al canale, clicca sulla campanellina e ricevi questi video gratuitamente. Io ho fatto un arrangiamento, come sempre sotto il video puoi trovare la tab di questo arrangiamento e sempre sotto il video nella descrizione puoi trovare una serie di lezioni su come si arrangiano i brani. Come per altri brani, questo è un brano di repertorio, poi tra l'altro del corso Arrangiare brani, dove spiego come ho arrangiato, come ho armonizzato, quindi le note, se ti metto in sovraimpressione, lo spartito. Ho armonizzato il Fa con il Si bemolle con il Re settima e così via. Ovviamente l'uso di un accordo piuttosto che un altro dipende dall'analisi armonica, cioè analizzare le progressioni di questi accordi, cosa fanno, dove vanno, questo è un primo grado maggiore, questa è una dominante, Re settima di Sol minore armonica e quindi di conseguenza elaboriamo. Io qui ho semplicemente armonizzato con la sigla, con la melodia del tema. E poi quando rifaccio il giro, qua il Mi bemolle con il Sol. Fa cantare il La, proprio la nota lidio, proprio. Qua è Sol settima con la quinta eccedente, scala superlocrea, no? Faccio questo cambiamento nel finale, no? Che va procedimento armonico, no? Quindi
faccio la sostituzione di tritono, no, do minore invece di fa settima, do minore, si bemolle. Non è complesso, ovviamente può spaventare, però utilizzo accordi comuni di maggiore, settima maggiore, di dominante, accordi di dominante con delle note aggiunte. Tutte queste cose le puoi approfondire in armonia pratica, come ti dicevo, e arrangiare brani. Però armonia pratica ti parlo di tutte le specie di accordi, le progressioni. E sotto il video puoi scaricare due lezioni gratuite sugli accordi maggiore di settima maggiore, questi qui, presi col fondamentale sulla sesta e sulla quinta, in modo da poter suonare in vari punti di mano. Quindi c'è la tab nella descrizione e io ti ringrazio per essere stato con me. Noi ci sentiamo al prossimo video. Un saluto da Giambiero. Ciao!